Buongiorno cari amici, ben ritrovati in diretta con Campania Live. Vi dico subito, oggi vi annuncio subito il tema della prima parte di questa puntata: parliamo dell'arte presepiale, ne parliamo con chi ha deciso di portare quest'arte in giro, in tour, un vero e proprio tour dedicato all'arte dei presepi. Ne parliamo con Alessandro Sasso e Luisa Piccolo dell'associazione I Presepi di Napoli. Bentrovati e grazie per la disponibilità. Buongiorno, no. grazie a voi no. per uh, l'invito. Ovviamente ve lo abbiamo detto anche ce lo siamo raccontati anche nei giorni scorsi, si avvicinano le festività, il prossimo fine settimana con la festa dell'Immacolata in qualche modo è la data che segna per tradizione l'inizio delle festività natalizie, quindi in questi giorni ci impegniamo a raccontarvi il Natale e in particolare il Natale in Campania dalle diverse angolazioni spazio al divertimento spazio anche e soprattutto all'arte e alla cultura ma partiamo come sempre dai collegamenti con l'informazione dovremmo avere già in collegamento eccolo, vediamo Angelo Giuliano in collegamento da Napoli ciao imma buongiorno buongiorno c'è un bel sole oggi a Napoli in questa giornata che si caratterizza soprattutto per la conferenza stampa di presentazione del grande evento in programma domani sera in piazza del plebiscito, cioè la finale di X Factor, la rassegna, la manifestazione Canora di Sky. In questo momento alle mie spalle, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, è in corso la conferenza stampa di presentazione, dicevamo, con la conduttrice Giorgia, i quattro giudici e i finalisti di questa edizione che per la prima volta si svolge con un evento all'aperto in piazza del plebiscito, lo dicevo. Domani sera sono attese 15.000 persone in piazza, una piazza del plebiscito blindata anche per motivi proprio legati alla produzione, perché eh, sapete che l'evento è a numero chiuso con biglietti che sono andati eh, polverizzati in pochissimo tempo già da diversi giorni. La piazza è stata praticamente schermata, blindata con una recinzione in modo tale che poi non si possa eh, vedere se non quelli che hanno il regolare biglietto, un mega palco montato davanti la basilica di San Francesco di Paola che guarda tanto per intenderci Palazzo Reale, ripeto sono attese 15.000 persone, eh, la linea 1 della metropolitana sarà in vigore proprio per permettere il regolare deflusso della gente fino alle 2:30, mentre la funicolare centrale chiuderà a mezzanotte e 30. Naturalmente grandi misure di sicurezza per questo evento che se vogliamo apre questo weekend dell'Immacolata a Napoli, nei giorni scorsi siamo tornati eh, diverse volte su questo antipasto di Natale che caratterizza il weekend dell'Immacolata, abbiamo parlato del senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, attivo particolarmente eh, nei weekend, abbiamo parlato qui delle installazioni in piazza Municipio, già addobbata per il Natale, ci sono al porto le grandi navi eh, da crociera, insomma Napoli. Si sta preparando ad un Natale che dovrebbe essere sold out, che dovrebbe essere un Natale da pienone. Staremo a vedere naturalmente, ripeto, con questo evento di domani sera, che aprirà, se vogliamo, un po' i festeggiamenti per il periodo natalizio. A proposito di musica, ti segnalo anche um, un'altra anticipazione di un servizio che poi proporremo nel telegiornale perché ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni. L'esclusione dal prossimo Festival di Sanremo di Salda Vinci, che aveva presentato una canzone con il figlio Francesco, in cui c'era lo zampino anche di, uh, di Gigi d'Alessio. In questa canzone, Salda Vinci escluso dal direttore artistico uh, Carlo Conti. Napoli, evidentemente, è rimasta molto delusa, i fan soprattutto. Lo sapete, Salda Vinci reduce dal grande successo estivo di Rossetto e Caffè. Noi abbiamo sentito un po' di gente anche su questo argomento per capire come l'avevano presa ed effettivamente tranne qualche eccezione molti sono rimasti delusi soprattutto perché non se l'aspettavano visto il grande successo di rossetto e caffè insomma il nostro telegiornale vedrà molta musica possiamo dire così oggi imma se non ci sono domande da studio ringrazio la parte tecnica Amato di Sun e ti restituisco la linea Solo una curiosità, ci hai parlato degli eventi di Natale, del grande evento in programma domani sera, ti vediamo proprio davanti Palazzo San Giacomo, si è parlato anche dell'accensione dell delle luci? Allora non oggi, non oggi, effettivamente le luci in via Toledo sono state montate, questo è un tema che tra l'altro ha visto anche un po' di polemica perché sono state montate Diciamo a spese dei commercianti, non, o, o quantomeno in parte a spese dei commercianti e non del comune. Di questo, di questo ancora non si è parlato. Non si parlava nella sede di oggi di, di X Factor. È stata presentata la rassegna Altri natali di cui ho parlato ieri, con un occhio anche al sociale, alla coesione sociale. Tanti eventi anche per i più svantaggiati, per i bambini. Però il tema delle luci non è stato ancora affrontato. Vi posso dire che sono state montate, ma non sono state. Ancora accese qui in piazza municipio c'è il grande albero, ci sono le renne, le strenne, però al momento insomma di questo non si è ancora parlato. Grazie, grazie Angelo Giuliani. Grazie a te, ma ciao. E da Napoli andiamo a Salerno, da Sarabotta. Buongiorno Imma e buongiorno ai telespettatori di Otto Channel. Siamo all'Università degli Studi di Salerno. Abbiamo sentito un po' i ragazzi eh, che si trovavano qui sulla vicenda purtroppo di questo drammatico incidente che si è verificato eh, sabato pomeriggio, nel primo pomeriggio, intorno alle 13.40 all'università, quando un pino di oltre 15 metri è caduto al suolo ferendo gravemente. Tre persone che si trovano attualmente ricoverate all'ospedale Rugida Aragona di Salerno. Una versa in gravissime condizioni, eh, sconvolti ancora gli studenti per quello che è accaduto. In queste ore è stato nominato anche un perito che dovrà accertare se l'albero in questione al momento della caduta fosse stato danneggiato particolarmente, eh, in modo grave, e che quindi si potesse evitare quello che è successo. Il forte vento di sabato lo ha abbattuto, abbiamo ricordato. Uh, che uh, questa persona uh, che si trova in gravissime condizioni lotta tra la vita e la morte uh, ci, sono anche, ci sarà anche questa sera una veglia di preghiera a Eboli, si tratta di un 25enne di Eboli proprio per, uh, per lui uh, ci sono stati uh, tanti momenti di solidarietà anche i giocatori della Salernitana una delegazione ha fatto visita all'ospedale ai familiari del ragazzo un ragazzo solare e sportivo speriamo ovviamente che Uh, la situazione si risolva nel miglior modo possibile abbiamo detto c'è comunque l'indagine della procura di nocera inferiore che continua su questa vicenda e uh, ovviamente uh, bisognerà accertare se in qualche modo poteva essere evitata le persone i ragazzi sono sconvolti perché il grido d'allarme è lo stesso siamo qui per studiare uh, eh, non vogliamo certamente che uh, si metta a rischio la nostra sicurezza si metta a rischio la vita di una persona e qui da Salerno, da Fisciano e tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie Sara. Ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti come sempre nel TG delle 14, pronti per andare adesso anche a Benevento da Maria Teresa De Lucia. Sì, eccoci, buongiorno Imma. Anche da Benevento tante novità. Il collega sta seguendo le celebrazioni che riguardano Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco eh, e dunque ci sarà un report un po' su tutto quella che è l'attività svolta dai vigili eh, e eh, un'attività essenziale sappiamo sempre pronti nelle emergenze. Tante novità vi dicevo da Benevento ma quelle che vorrei segnalarvi riguardano soprattutto un percorso di rigenerazione urbana presentato dal Comune di Benevento grazie ad un accordo con il demanio con l'agenzia del demanio. È il piano degli immobili pubblici eh, delle città eh, e Benevento è la prima città in Campania a firmare eh, questo a sottoscrivere questo patto. Si tratta sostanzialmente di un accordo che permetterà grazie ad una partnership di diversi enti, eh, ad esempio anche le università, ma anche molte altre componenti della società, eh, di guardare agli immobili con un occhio nuovo, agli immobili pubblici, in particolare a quelli che spesso sono un po' indifuso, abbandonati, per dar loro nuova vita. Tra i progetti presentati più importanti che eh, vanno sicuramente segnalati c'è cioè quello per l'ex caserma Pepicelli, di eh, Viale Atlantici che diventerà sostanzialmente un centro direzionale, quindi la sede di tutti gli uffici di Benevento e eh, un grande progetto che è ancora da elaborare per l'ex manifattura tabacchi al Rione Ferrovia. Uh, una, um, un luogo uh, da sempre uh, di grande identità per la città di Benevento che diventerà probabilmente un centro uh, sulla scia di quelli che sono i moderni centri europei culturali con un grande auditorium di oltre mille posti, ma anche con caffè, sale letterarie, insomma un polo attrattivo per i giovani. Ecco, l'indicazione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è stata proprio quella di creare... Un, uh, una città diversa, di costruire la Benevento del futuro. Su questo sta lavorando e questo progetto con il demanio è probabilmente un punto chiave, un momento di svolta verso questo quest obiettivo. Uh, se non hai altre curiosità, uh, a te uh, può tornare la linea allo studio. Grazie, grazie Maria Teresa De Lucia. Grazie a voi. Torniamo in studio per pochi secondi. Voglio collegarmi anche con il sito ottopagine.it. Andiamo a Caserta. In apertura troviamo l'intervento del segretario della CGL di Napoli e della Campania, Nicola Ricci, parla dell'autonomia differenziata, dell differenziata e assicura la battaglia continua. Riforma da abolire, la netta presa di posizione del sindacato. Ed in primo piano, sempre a Caserta, troviamo una notizia che ci porta però a Maddaloni, si parla di legalità il questore Grassi incontra gli studenti del villaggio dei ragazzi, l'occasione per confrontarsi su temi di grande attualità come sapete spesso ne abbiamo parlato abbiamo proposto confronti anche in questo studio, bullismo, saperbullismo sicurezza e violenza tra i giovani, ecco la possibilità di un confronto con i giovanissimi rispetto a delle tematiche che purtroppo Purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, Alessandro, restano di stretta attualità, ma il confronto con i ragazzi in questo caso resta sempre fondamentale. E ancora per pochi secondi a Caserta, Presidente De Luca al Consorzio di Bonifica Volturno, ora autosufficienza idrica. Todisco con l'impianto irriguo collettivo del settore zona orientale, diamo un grande contributo. Da Caserta dovremo essere pronti per andare anche a Davellino da Palaiandolo. Buongiorno Imma. Allora, da Avellino abbiamo una buona notizia perché finalmente venerdì alle 11.30 inaugurerà eh, il tunnel. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, lo ha annunciato già ieri e, e quindi oggi l'ha ufficializzato e sarà lei appunto a presenziare l'inaugurazione del sottopasso di Piazza Garibaldi. Quindi, dopo anni di attesa, sembra essere finalmente tornata alla luce eh, per il tanto atteso tutto passo, la fumata bianca è arrivata da un tavolo tecnico che si è tenuto proprio ieri a Palazzo di Città dopo il via libera definitivo da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche. 7 luglio 2007, insomma questo è l'inizio del cantiere dell'Eterna Incompiuta e quindi dopo 17 anni di lavori tra accelerate riassette di progetti, revisioni del programma di intervento. E anche i ritocchi del percorso, il tunnel della città viene finalmente riaperto al traffico. Venerdì, dunque, abbiamo detto è in programma l'inaugurazione con la rimozione delle transenne, il via libera al transito delle auto, si marcerà ad una velocità di 30 km orari. Una delle opere cosiddette Mangia soldi, ricordiamolo perché si sono investiti circa 30 milioni di euro di fondi pubblici. <coughs> In quasi un ventennio, abbiamo detto 17 anni di lavori e l'eterna incompiuta, poi era rimasta imprigionata proprio nei ritardi amministrativi e finalmente vede la luce. Ricordiamo qualche numero del sottopasso: la galleria è lunga, 480 metri per collegare piazza Garibaldi con contrada San Leonardo, che si trova a ridosso dell'ex mercatone, oggi eh, centro commerciale vivendi, e servirà proprio a decongestionare il traffico cittadino e agevolare proprio l'ingresso in città dalla periferia cittadina. Bene, quindi questa era la bella notizia che arriva proprio da Avellino, sono insomma quelle notizie che si aspettano tanto da tanto gli avellinesi, abbiamo detto sono 17 anni che l'opera è rimasta ferma e finalmente venerdì appunto l'inaugurazione. Da Avellino è tutto. Grazie Paola, grazie a tutti i colleghi, come sempre vi ricordo l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 in serata alle 19.45, cambiamo completamente argomento, vi ho promesso che questa mattina avremo parlato dell'arte presepiale, facciamo qualche passo indietro con Luisa Piccolo e Alessandro Sasso, partiamo proprio dal taglio del nastro della quarta edizione della mostra di arte presepiale promossa dai presepi di Napoli, vediamo. La chicca di quest'anno è il presepe monumentale che praticamente adesso è stato fatto da cinque maestri importanti, però poi viene completato man mano fino all'8 dicembre, quindi diamo proprio la, la realtà di come costruire un presepe dal vivo, quindi sera per sera verrà ultimato. È iniziata anche una formazione per i maestri? Sì. Sì, abbiamo praticamente fatto diversi corsi con, sia con le scuole del territorio ma anche con associazioni, di, associazioni che in effetti si occupano proprio dei bambini per non farli stare per strada. Quindi hanno partecipato un centinaio di bambini, stanno ancora partecipando i bambini perché i corsi finiranno il 16 e dal 22 la novità di quest'anno è che dal 22 ci saranno in esposizione insieme ai maestri anche le opere che hanno completato i bambini. C'è un volume che raccoglie un po' i presepi di Napoli, di questa mostra. Sì, uh, quest'anno mi sono dedicata anche alla scrittura di un libro, quindi, ho parlato della storia del presepe napoletano. Di come costruire un presepe e poi la storia proprio dell'Associazione Presepi di Napoli, che è nuova e giovane rispetto alle altre associazioni, ma che in quattro anni ha fatto un bel po' di passi da giganti. Ho 70 maestri associati che comunque stanno con noi tutto l'anno. Luisa, un'intervista di pochi minuti in cui mh, però racconti veramente tantissimo e che ci dà veramente tanti spunti di riflessione. A partire dall'associazione, dall di questa associazione che nasce per promuovere, valorizzare, portare avanti una delle arti più antiche e più importanti esatto. di Napoli. Esatto, un'arte che però uh, non è valorizzata abbastanza secondo me perché. Ecco, ha bisogno di sacrifici, considera che un presepe, un maestro ci mette un anno, un anno e mezzo per farlo, e con anche tutte le spese che comunque ci sono vicino, quindi ha bisogno di sacrifici, di pazienza, che è una cosa proprio che oggi non esiste più. E, e poi quello che dico sempre, il presepe secondo me è espressione di emozioni. Non esiste un presepe bello, un presepe brutto, tutti i presepi sono belli in quanto eh, ci danno delle emozioni sempre. Al centro commerciale La Birreria c'è gran parte dell'esposizione Alessandro eh, che è possibile ammirare, ma si parlava né, durante proprio il taglio del nastro, in occasione del taglio del nastro di questa esposizione, anche dei corsi promossi nelle scuole. Esattamente, sì, eh, già da anni eh, con l'associazione Presepi di Napoli, eh, che adesso è diventata Presepi di Napoli in tour, proprio con l'obiettivo di diffondere la cultura e l'arte eh, presepiale napoletana, eh, ci eh, siamo posti l'obiettivo di diffonderlo in particolare tra i ragazzi e tra i giovani, come giustamente diceva... Luisa Pocanzi eh, eh, per fare un presepe per farlo bene ci vuole un, uno studio, eh, per questo parliamo di, di cultura, insomma anche soltanto per fare un abito, eh, c'è cioè un'analisi un, un storica, uno studio, eh, il contesto, l'ambientazione, eh, sono tutte cose che poi vengono apprese anche e specialmente si spera dai, dai giovani e come vediamo il, il livello è molto alto della mostra che noi eh, presentiamo e che cerchiamo di diffondere. In, in tutta Italia, e per arrivare a questi livelli qui ci vuole, come giustamente diceva Luisa, molta pazienza, molta dedizione, ma <coughs> ah, specialmente, scusate, molto studio ed è qualcosa che, secondo me, anche da un punto di vista educativo, per i, i bambini e i ragazzi, considerando anche la, 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 la storia antica. Dell'arte presepiale è, è molto importante. Insomma, anche la manualità no? che si sta un po' perdendo, al di là di quella che, che può essere una, una capacità manuale dei ragazzi e dei giorni sul telefonino, sono son bravissimi. Invece imparare. Dice, dici? È utile per tutti, i ragazzi, al di là di chi poi deciderà di portare avanti questa arte, è utile fare dei corsi, avvicinare all avvicinarsi all'arte dei presepe sempre per i giovanissimi? Assolutamente sì, eh, appunto per, per perché è un'arte che, eh, che va anche tramandata, ed è anche difficile tramandarlo perché non è qualcosa eh, che mh, appunto, è alla portata di tutti, ma è alla portata di tutti il poter realizzare, il divertirsi nel realizzarlo. Molti ragazzi, lo dicevamo prima, eh, imparano ad appassionarsi anche all'arte presepiale. E la cosa mm. importante è che noi abbiamo visto che per tre ore riusciamo a tenere i ragazzi lontano dai telefonini, ma questa è una cosa che l'abbiamo constatata l'anno scorso e quest'anno ancora di più. Praticamente il fatto comunque di dover fare un corso li, li isola, li, li fa entrare in un mondo diverso e non sentono la, la necessità, non per tutti ovviamente, non sentono la necessità del telefonino, del, uh, del computer, quindi comunque... Vediamo questi giovani che comunque si iniziano a, ad appassionare a quest'arte quest che ha delle tecniche esagerate. Io le sto scoprendo man mano e veramente sono qualcosa di, di incredibile. E proprio parlando dei ragazzi, degli studenti, mi raccontavi che anche chi in un primo momento potesse sembrare un po' reticenti o comunque poco incuriosito perché è un giovanissimo ad oggi in cui la tecnologia ovviamente la fa da padrona eh, dire guarda impiegheremo tre ore per realizzare solo una statuina perché le opere d'arte che vediamo qui dietro richiedono tanti tanti mesi di lavoro magari in un primo momento può sembrare poco attraente poi cambiano completamente idea cambia proprio esattamente cambia proprio l'idea di quello che in effetti vanno a fare noi, le statuine eh, purtroppo le facciamo in pochi eh, momenti perché ognuno, ogni maestro ha la sua arte, ogni maestro ha la sua tecnica e ogni maestro è bravo in qualcosa. C'è il maestro che è l'esperto dello scoglio lo scoglio è praticamente la scenografia che contiene il presepe. C'è poi il maestro che è esperto nei manichini, perché noi vediamo la statuina, diciamo, è una statuina di terracotta: non sempre è così. La statuina è fatta da un manichino che poi viene rivestito di, di sita di San Leucio e ha eh, testa, braccia e mani, eh, testa, piedi e mani di terracotta. Quindi, comunque, c'è. Uno studio appropriato sulle statuine, ma la scenografia, lo scoglio, quindi l'ingollare i mattoni, andare a riprodurre il Settecento, andare a fare quelle colorazioni che sono, ecco, ne abbiamo anche fatto vedere qual è la tecnica per insegnare l'invecchiamento del presepe, perché comunque parliamo di un presepe del Settecento generalmente, quello napoletano è 700-800. Quindi l'invecchiamento della, della struttura, l'invecchiamento dei, dei tessuti. La stoffa ovviamente prendendola nuova è nuova. E comunque ci sono delle tecniche per, per invecchiarla. Loro... Io immagino la, solo la curiosità dei ragazzi quando si racconta che nel presepe del Settecento viene utilizzata la seta di Salleu, cioè quando immagino raccontate anche la storia di, questa, certo. di questo tessuto, certo. che magari vedono, sono abituati a vedere, ad ammirare ogni anno quando ci sono le esposizioni, quando ci sono le mostre e non sapere la storia di quel tessuto. Esatto, ma non solo, il fatto di andarlo ad invecchiare. È una cosa che sta piacendo tantissimo poi ai ragazzi perché noi lo invecchiamo o sotterrandolo uh, nel terreno Qualche segreto ci esatto, racconti oggi Oppure buttandolo <ride> o nel tè o nel caffè Quindi questi tessuti vengono poi invecchiati con questo metodo e loro lo, loro, lo ripropongono anche a casa E la cosa bella è che poi arrivano i genitori a dire come avete fatto a fare appassionare mio figlio a fare il presepe? Non voleva farlo, oggi è lui che fa il presepe, lo vuole mettere in casa e quindi abbatte un po'. La, la commercializzazione dell'albero di Natale. Possiamo dire, Alessandro, un percorso che conquista tutti, grandi e piccini, i bambini che partecipano e poi i genitori che piacevolmente restano sorpresi dalla partecipazione e anche dal coinvolgimento dei ragazzi. Quello che vediamo però alle nostre spalle, queste immagini bellissime, è l'esposizione nel centro commerciale. Come nasce anche sì. questo connubio? Allora, è bellissimo questo, questa figura di, 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 dei, dei bambini che portano a casa la loro esperienza e, e quindi diventa cultura, no? diventa condivisione, è qualcosa di eh, abbastanza nuovo no? nel, nel, nei nostri tempi, per non essere troppo retorici, è, è, è bello pensare a dei, a, attualmente a dei bambini che eh, dei ragazzi che cominciano a far appassionare anche i genitori eh, così come nostro nonno, nostro padre ci appassionava e che poi magari sta cosa si è, si è un po' eh, persa eh, il riproporre questo modello e farlo diventare cultura e quindi condivisione è un, è un aspetto secondo me molto 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 bello, molto importante con la birreria è un connubio che abbiamo da quattro eh, anni e eh, il legame, il nesso con eh, la diffusione di dell'aspetto anche culturale è data dall'ubicazione dall della birreria. Che... Eh, di, di fatto eh, ha preso vita dalle ceneri del, dell'ex stabilimento eh, Peroni ed è per questo che si chiama la birreria e gli ha dato vita nuova in un contesto mh, tra l'altro sociale eh, mh, complesso eh, perché ci troviamo nella periferia di Napoli, insomma mh, a Miano. E... Che ha anche esso l'obiettivo di stimolare da un punto di vista sociale e culturale tutte le forze che sono in campo e non sono poche della, eh, della periferia napoletana. Quindi è anche bello che questa cultura si diffonda in questi, in questi contesti, che prenda vita e che abbia successo, diciamo che abbia un un legame con il territorio che poi si espande nelle scuole, eh, attraverso i laboratori, attraverso il rapporto costante eh, anche degli altri eventi che vengono realizzati in, eh, in birreria, nel, nel centro commerciale e che dà anche forza al centro commerciale che eh, negli ultimi tempi insomma, sta eh, crescendo, abbiamo eh, adesso la nuova area food. Eh, si sta sviluppando all'esterno con altre eh, strutture oltre agli eventi anche culturali, come abbiamo detto, anzi, specialmente con connotazione culturale, che eh, creano questo bel legame con, con il territorio. Possiamo dire è un mettere in rete, far dialogare settori che possono sembrare anche differenti o distanti e che invece stanno dialogando. Mi sembra di capire anche dall'entusiasmo di Luisa benissimo, ma anche dal riscontro degli studenti. Ascolteremo a breve, vi anticipo, anche il project manager. Del centro commerciale. C'è stata questa inaugurazione, ma è un'esposizione che continua fino a gennaio, quindi vogliamo scoprire anche quando e come è possibile ammirare l'arte presepiale perché è un percorso che prosegue, come proseguiranno i laboratori. Ma facciamo una pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. Eccoci, tornati in diretta con Campania Live. In questa prima parte Spazio all'arte del presepe. Ne stiamo parlando del presepe napoletano in particolare. Ne parliamo con Luisa Piccolo e Alessandro Sasso. Ci raccontavano dei laboratori proposti dall'associazione I Presepi di Napoli, un'associazione giovane che però sta già promuovendo. Tante, tante iniziative come la mostra all'interno del centro commerciale La Birreria, un connubio di cui parlavamo prima della pausa pubblicitaria che si sta dimostrando vincente. E allora, insieme, ascoltiamo anche eh, l'intervento in occasione proprio del taglio del nastro della mostra promossa dai Presepi di Napoli, al project manager del centro commerciale. Vediamo. Quest'anno è, diciamo, è stato un anno di crescita in continuità con gli anni precedenti e oggi è un'occasione speciale per fare un pochino il punto sull'andamento. E si coglie l'occasione per inaugurare, oltre a una serie di attività stagionali come il Museo dei Presepi e il Villaggio di Natale, soprattutto per inaugurare una nuova area che è la Food Court a servizio dei clienti e di tutti gli utilizzatori del centro commerciale. Vogliamo ricordare come nasce il centro commerciale, la birreria e che progressi ha fatto? Certo, allora, il centro commerciale, la birreria o centro polifunzionale, diciamo che nasce prima del nostro intervento, poiché è un luogo iconico per, per Napoli, per i napoletani, in quanto precedentemente era una fabbrica, la fabbrica della Peroni, e quindi quando dico luogo iconico è sempre stato un punto di riferimento per i napoletani. Nel 2019 noi abbiamo concluso un percorso di riqualificazione dando e restituendo alla città un pezzo, diciamo un immobile che era i cosiddetti vuoti urbani che è stato dato una nuova vita quindi con nuove funzioni. Da quel momento è iniziato un nuovo percorso, ovviamente sempre per i napoletani, sempre per sia i clienti ma anche per i commercianti che sono persone che investono i loro danari all'interno dei centri commerciali e perché no anche per l'indotto di quelli che sono gli assunti o di tutti quelli che forniscono dei servizi all'interno del centro commerciale. In questo senso la strada che è stata fatta inaugurando nel 2019. 19 è, è, è piena di, 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 di esempi positivi, di ampliamenti, di, eh, di, di anche di aggiustamenti di tiro, come dire. ma è una strada ancora lunga, eh, siamo qui oggi per dimostrarlo e eh, vogliamo ancora investire, vogliamo ancora contribuire in maniera positiva con altre tappe di questo percorso direi, positivo. Alessandro, il discorso di cui si parlava proprio prima della pausa pubblicitaria, la possibilità o comunque la sfida lanciata di far dialogare settori che possono sembrare distanti. Tant'è, c'è una curiosità che vorrei raccontare ancora rispetto all'esposizione della mostra presepiale: è possibile anche accogliere delle scolaresche? Sì, eh, esatto. E tra l'altro, i laboratori continuano. Sono iniziati eh, anche prima dell'inaugurazione, in verità, proprio perché è il nostro fiore all'occhiello eh, per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato prima. E, eh, ribadisco anche la, la scelta del, eh, del centro commerciale, che preciso tra l'altro è gestito dal 2019 da ODOS Group che è un gruppo che gestisce circa 50 centri commerciali in Italia quindi ha grande esperienza e che si è concentrato su questo aspetto culturale di legame con un territorio anche eh, complicato come quello della periferia napoletana vi ricordo che il centro commerciale è nella zona di Miano sostanzialmente e, e eh, questa passione che è venuta fuori ha fatto sì che eh, I laboratori eh, siano anche ricominciati, sì, vero Luisa? Sì, infatti, infatti dovevano terminare per il 16 novembre, abbiamo comunque delle richieste, quindi ci saranno degli altri appuntamenti per i laboratori, non solo per i bambini, ma ci saranno anche degli adulti che vogliono partecipare quindi scoprire un po' il segreto dei, dei presepi. Questa è stata un po' la novità del, rispetto al programma iniziale, proprio perché c'è stata molta richiesta eh, sì. e di questo siamo. Questa con il presepe, il presepe monumentale che è la chicca proprio della mostra di quest'anno. Parliamo di un presepe di 4 metri x3 eh, con passori da 35 centimetri che sarà ultimato l'8 dicembre quindi da domenica sarà possibile poi eh, Già, ammirare Lo sono ammirare, ma non completo. Sarà completo. Perché viene completato tutti i giorni dai nostri maestri con un pezzo alla volta, quindi, L'otto, però lo ammireranno in tutto il suo splendore. Quindi da domenica 8 dicembre sarà completato sì. anche il presepe monumentale, però tu hai qui in studio con noi un libro di cui abbiamo parlato prima. Perché sì. dall'associazione, dall'impegno nel promuovere questa associazione, dall'impegno con i laboratori, dall'impegno nel portare l'arte presepiale in mostra, ricordiamolo fino a gennaio, resterà per la quarta edizione per il quarto anno consecutivo, è nato un libro. È nato il libro anche dalla, soprattutto dalla passione che mi hanno uh, trasmesso i, i miei maestri. Io li chiamo i miei maestri perché uh, praticamente sono veramente qualcosa di unico lo potete vedere dalle opere. Ovviamente, abbiamo cercato comunque di portare uh, l'arte non solo a Napoli. La mostra più importante è quella di Miano, di, del centro Labilleria, però comunque l'abbiamo portato anche in Puglia, l'abbiamo portato a Pagani uh, e quindi continuiamo, i corsi si tengono anche in Puglia e anche i ragazzi pugliesi sono attratti dal, dal presepe napoletano. Nel libro racconti i segreti del presepe. Qualche segreto del Qualche. presepe, perché poi. Eh, allora, io ho iniziato per gioco e ogni anno mi, mi prefiggo sempre un qualcosa in più. Quest'anno, infatti, avevo detto abbiamo sparato tutte le cartucce, adesso cosa ci inventiamo. Stiamo già pensando all'anno prossimo delle cose diverse eh, a fare delle cose più grandi. Noi finalmente quest'anno con i Presesipintura abbiamo anche il patrocinio morale della Regione Campania, quindi i corsi, i laboratori sono patrocinati dalla regione, cosa che comunque ci, ci dà vanto di tutto questo assolutamente. E... Uh, abbiamo idea comunque di fare un passo in più, cioè i corsi non farli più uh, solo a dicembre, ma fare una sorta di corso tutto l'anno, una sorta di scuola uh, di arte presepiale che duri tutto l'anno. Una curiosità, cosa secondo te non deve mancare nel presepe tradizionale? Uh, allora, manca spesso Benino. Benino che è la visione di, praticamente proprio del presepe. Benino che è quel pastore che dorme e sogna il presepe, e poi si tramuta, secondo una leggenda, in uh, pastore della meraviglia, perché si sveglia, vede che quello che stava sognando realtà è realtà, e quindi apre le mani al cielo per, per, in segno di meraviglia. Quindi quello non deve mancare. Alessandro, prima sottolineavi giustamente: io condividevo questo aspetto che per i ragazzi d'oggi, spesso presi dalla tecnologia, eh, partecipare a dei corsi dedicati all'arte presepiale è un qualcosa di positivo, a prescindere da chi deciderà poi di eh, seguire o meno questo percorso. Quando si parla però di un artigianato in particolare e il presepe direi ne è una massima espressione se siete d'accordo. Sì. Eh, si parla anche dell'importanza del ricambio generazionale. Questi corsi in qualche modo puntano anche a questo. Ci saranno tra questi ragazzi eh, alcuni studenti che saranno particolarmente coinvolti e che si appassioneranno da farne poi una professione. Assolutamente <ride> sì, lo, lo si spera, ed è uno appunto dei, dei, degli obiettivi, come dicevo, del, della mostra e dei laboratori che, come giustamente diceva Luisa, eh, sono patrocinati da quest'anno anche dalla Regione Campania. Che eh, in particolare ci tiene che venga diffuso. Infatti, non a caso l'associazione si chiama I Presepi di Napoli in tour proprio perché la nostra intenzione è quella di diffonderla quanto più possibile e magari questi bambini, come giustamente dicevi, questi ragazzi, come giustamente dicevi tu, sono degli artisti inconsapevoli. Eh, un talento che viene, può venire fuori proprio all'interno del, del, del laboratorio che ti fa scoprire un mondo nuovo per loro perché chiaramente eh, c'è chi magari può aver avuto un input dal proprio genitore dal proprio nonno magari eh, ma per lo più come dicevamo eh, sono eh, sorpresi anche dalla loro stessa passione nel creare eh, tra virgolette anche giocando se vogliamo sì. Il, il personaggio eh, il ca capendo anche qual è lo studio, la storia che c'è dietro anche la creazione di un unico eh, personaggio, si parlava di Benino o Benigno che qualcuno qualcuno, lo chiama, Benito, qualcuno sì. lo chiama Benigno però chiama si Benigno. chiama Benino Benino che eh, insomma il sogno di Benino volendoci ricordare può essere quello di un, di un bambino, di un, uh, di un ragazzo che eh, magari giocando poi scopre invece un, un talento che sarà Magari il, eh, diventerà il maestro eh, del futuro, insomma, del maestro presepiale del futuro. ho già futuro. un paio comunque. <ride> che scorso Stiamo dicendo sono... in diretta: magari sì. i ragazzi oggi non sono andati a scuola, ti seguono. Eh. Va bene, va bene. Però ce ne sono un paio che l'anno scorso hanno partecipato ai corsi. Quest'anno mi hanno chiamato per portare un loro presepe in mostra. Quindi abbiamo fatto qualcosa di buono l'anno scorso, speriamo di averlo fatto anche quest'anno su 200 ragazzi penso che comunque qualcuno esca, voglio dire. Sì, e poi c'è l'aspetto anche, voglio dire, turistico-commerciale eh, in tutto questo. È chiaro che l'arte è, è qualcosa, insomma, noi stiamo parlando di cultura, no? di diffusione, di studio, eh, c'è anche fortunatamente, voglio dire, l'aspetto commerciale, che è un'altra cosa che magari eh, può limitare il senso artistico, lo studio, perché insomma altri tempi e altre modalità che però ha un, 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 suo, un suo motivo, insomma c'è un turismo eh, sì. legato assolutamente anche assolutamente. settoriale ed esperto al presepe napoletano per certo. cui c'è anche un futuro come dire, eh, per gli eventuali maestri del, sì, del futuro e sì. il, il tramandare quest'arte che ha anche Può essere anche remunerativo. Sicuramente, dire. considera Imma che noi il primo anno abbiamo fatto 8.000 presenze circa in un mese di attività. C'era il Covid, la mascherina, quindi il primo anno 8.000 presenze, e siamo passati poi alle 20.000, 23.000 l'anno dopo, l'anno scorso 28.000 presenze quindi sta crescendo di anno in anno in, in maniera esagerata. Prima dell'apertura, siccome noi abbiamo fatto la conferenza stampa il 14 e il 22 poi l'apertura, ci siamo ritrovate diverse persone fuori alla mostra che pensavano che fosse aperta, che volevano già visitarla, quindi questo è stato ancora più bello ecco, vedere proprio le persone che aspettano proprio oggi. Questo evento. Però io dicevo che la mostra resta in esposizione fino a gennaio, ci sono altre date che vogliamo comunicare a chi ci sta seguendo. Dall'8 dicembre il presepe monumentale sarà completato, anche se chi avesse la necessità di andare prima può farlo, è già in esposizione, cioè è un lavoro costante dei maestri presepiali. Quali sono le altre date da ricordare? Noi siamo aperti tutti, sì, i, giorni, tutti i giorni, tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20.30. Uh, nei giorni uh, festivi siamo invece aperti anche la mattina dalle 10 alle 13 fino al 12 gennaio. Possiamo magari anche sottolineare l'altra data, l'altro appuntamento campano esatto. a, a Pagani? Al Il 13 dicembre al Pegaso, siamo al centro Pegaso di Pagani, dove uh, ci sarà la presentazione del libro, ma in mattinata costruiremo con i ragazzi delle scuole un presepe insieme. E allora grazie, grazie a voi. Grazie ad Alessandro grazie Sasso, grazie a grazie Luisa a te, Piccolo per essere stati con noi. Grazie, grazie, a grazie a voi. Ed ora io vi propongo la presentazione di un altro evento che si svolgerà. Ve l'abbiamo detto, sono veramente tante diverse le iniziative promosse. A Napoli, in occasione delle festività natalizie, dove, come abbiamo sottolineato più volte, sono attese ben 180.000 persone, tante presenze turistiche arrivano da tutto il mondo. Abbiamo parlato prima anche dei turisti affascinati anche dall'arte presepiale, dalla storia e dalla cultura di questa splendida città. Ed è stata presentata a Palazzo San Giacomo la terza edizione di Altri Natali. Vediamo. Siamo arrivati alla terza edizione di Altri Natali, che è il nostro bando natalizio che si inserisce all'interno della più ampia programmazione di Natale a Napoli. Tantissime le iniziative, 20 progetti, circa un mese di programmazione, 70 eventi, un impegno davvero straordinario del comune che il sindaco Manfredi sta portando avanti con grande determinazione. Un rassegna che invadono la città e sono presenti in tutte le municipalità con alcuni obiettivi molto precisi che sono quelli di diffondere la cultura in tutto il territorio comunale, quindi con la partecipazione di tutte le municipalità, soprattutto di periferia, infatti sono coinvolte le chiese di periferia in particolare, con cui noi nell'aprile scorso abbiamo stipulato, anzi con l'Arcidiocesi, un accordo e un patto per portare le nostre iniziative lì, un'attenzione particolare ai bambini con una edizione speciale del Giro Giro Napoli, che sono le nostre visite guidate ai bambini, delle installazioni installazione di Franz Cerami nella chiesa di Santa Croce Purgatorio a Mercato, che sarà veramente un evento straordinario, e tutto è legato dal recupero dei luoghi, eh, spesso dimenticati o spesso, diciamo, come dire, laterali, che ehm, diventano centrali. La città è tutta un centro, quindi non esistono per il sindaco e per l'amministrazione le periferie e la nostra attività credo lo dimostri ampiamente. Questo progetto di Altri Natale per la sua terza edizione vede Napoli, Città della Musica e tutti i suoi progetti al centro e soprattutto portiamo avanti con il sindaco un concetto di inclusione attraverso la musica, quindi abbiamo il concetto di rinascita legato anche alla inclusione delle nuove generazioni figlie di famiglie di migranti e quindi noi attraverso la musica facciamo spettacolo ma diamo anche un importantissimo messaggio sociale. Abbiamo questo programma per il terzo anno consecutivo di Altre Natali con eventi in tutte le municipalità all'interno delle chiese perché è un modo per dare un segnale di rinascita alla città per coinvolgere tutti, tutte le comunità della nostra bellissima Napoli con eventi, eventi musicali, con installazioni artistiche, con un, speriamo con un Natale che rappresenti sempre di più una spinta alla crescita e alla vita diciamo, rigenerata della nostra Napoli. E noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo, vi anticipo, in questo caso cambiamo argomento, si parla sì del Natale ma si parla di solidarietà, perché il Natale è sicuramente l'occasione per stare insieme, per stare insieme in famiglia, un'occasione di convivialità, di eh, divertimento anche, ma in questo periodo non bisogna dimenticare chi invece è in difficoltà, ne parliamo tra pochissimo o soprattutto... Non bisogna dimenticare quel che è possibile fare per regalare un sorriso in un momento particolare. Non vi anticipo altro, ci vediamo tra poco con Campania Live. Eccoci tornati in diretta con Campania Live, cambiamo completamente argomento. Come vi ho detto parleremo sì di Natale ma non parliamo più degli eventi dedicati al divertimento, all'arte, alla cultura che assolutamente sono fondamentali e che continueremo a raccontare in questi giorni che precedono le festività natalizie. Spazio ora però alle iniziative solidali. Sono tanti, lo abbiamo detto eh, anche nei giorni scorsi, tanti gli eventi promossi in occasione delle festività per regalare un sorriso per sempli o semplicemente per regalare un abbraccio a chi vive un momento di difficoltà proprio in occasione del Natale. Ebbene, questa è la mission portata avanti ormai da diverso tempo dalla so da Artis Suavitas APS. Noi ne parliamo col presidente, l'avvocato Antonio Larizza che è con noi in studio, a cui dico bentornato. Presidente. Grazie, grazie nuovamente per l'invito e grazie per avermi ospitato anche per questa edizione che si preannuncia straordinaria come quelle che ci sono state sempre fino ad oggi, per cause veramente di grande importanza secondo noi. E sono con noi studio anche Gabriella Esposito. È un piacere, grazie per l'invito e Nancy Sannino un piacere, grazie sono due imprenditrici anche loro hanno scelto di eh, fare qualcosa per chi è in un momento di difficoltà ma soprattutto la cosa bella due donne che hanno scelto di unire le forze ma partiamo, io direi subito con l'avvocato Larizza partiamo dall'iniziativa Natale Solidale un libro per un sorriso un Natale al Santo Bono un libro per un sorriso un evento che, come dicevi, torna per la quarta edizione. Torna perché riteniamo fondamentale una riflessione seria su quelli che sono i valori importanti del nostro percorso di vita. Il Natale è il periodo della magia, il periodo più bello dell'anno soprattutto per i bambini e quando abbiamo eh, di fronte a noi i bambini costretti alla degenza a vivere un periodo molto complesso della loro esistenza con le famiglie che sono molto preoccupate, veramente in difficoltà. Abbiamo almeno la necessità e il desiderio di dare un sorriso, una gioia, una serenità con questo progetto che è un progetto che sta travolgendo veramente un po' tutti. Non è un caso la presenza di due imprenditrici che hanno una visione straordinaria secondo me, quella di mettersi insieme per, perché hanno compreso l'aspetto umano, i principi valoriali di questo progetto. I bambini hanno bisogno di attenzioni e forse ci sono anche dei dati scientifici che lo dimostrano anche questa eh, capacità di coinvolgimento la gioia il sorriso è un elemento determinante anche per la guarigione questo ce lo dicono i medici ce lo dice la scienza e regalare una gioia eh, per noi è qualcosa di straordinario farlo per i bambini eh, che hanno patologie complesse come quelli dell'oncologico ematologia Guardate, è qualcosa che induce a riflettere sull'esistenza della vita. Molte, molte volte noi siamo presi dalla velocità delle azioni, pensiamo giustamente anche agli aspetti lavorativi, alle problematiche che ci travolgono, però ci sono delle cose che ci fanno comprendere il senso della vita e questo progetto nasce proprio per questo, per portarlo avanti e per dimostrare che ci sono dei principi di educazione culturale che sono fondamentali. Non a caso il libro che per noi è l'elemento essenziale di questo progetto, è eh, proiettato proprio su questo discorso, quello di dare ai ragazzi dei principi educativi anche per la loro crescita, perché noi non vediamo l'ora che escano da quella struttura e tornino alla vita normale come tutti noi. Tant'è che come abbiamo sottolineato è un progetto portato avanti con la Fondazione Santo Bono Posilli Pondi Napoli, di cui abbiamo avuto anche la direttrice proprio a Campania Live la scorsa edizione, ed è un progetto, come sottolineavi, che sta coinvolgendo piano piano, di volta in volta, tante persone imprenditrici come Nancy e Gabriella che poi ci racconteranno cosa hanno scelto di fare per però anche molti nomi del mondo dello spettacolo abbiamo visto tutti tipo le immagini di Spalletti arrivare al Santo Bono eh beh, questa forse è una capacità di travolgere che, che mi riconosco ma per cui sono veramente grato a delle persone che hanno compreso proprio le peculiarità e le finalità di questo progetto eh, sono persone che hanno dei valori di grande umanità, sono dei grandi professionisti perché proprio sono grandi uomini. Luciano Spalletti ha mh, intercettato la mia idea e l'abbiamo subito realizzata perché vedere circolare in un museo a cielo aperto come quello della città di Napoli la Fiat Panda del riscatto di una città, dello scudetto di quello che era tanto il desiderio che ormai non si avverava da, da tantissimo tempo. Vederla come macchina di servizio a disposizione di bambini per la medicina domiciliare, per farla utilizzare i genitori che non hanno uh, l'autovettura. È ancora secondo me qualcosa che dimostra che si va oltre, perché sarebbe potuta essere venduta all'asta, poteva essere all'interno di un museo. Secondo me non aveva senso e quando il mister ha avuto questa mia eh, idea l'abbiamo subito portata perché e concretizzata. Perché raccontiamo per chi non avesse letto la notizia, perché poi è veramente una notizia di cui hanno scritto tutti e seguita da tante testate. Spalletti è tornato a Napoli con la famosa panda dello scudetto il famoso terzo scudetto conquistato dopo oltre 30 anni e l'ha donata all'ospedale e quindi da quello che ci raccontavi adesso questa famosa panda gira per le cure domiciliari è, ed è proprio una macchina di servizio utilizzata dai medici utilizzata dal personale sanitario perché io volevo che avesse un senso perché tenere un'auto in un museo perché è un'opera anche questa è un'opera d'arte meravigliosa però tenerla lì ferma non avrebbe avuto senso e questa idea che ho avuto condivisa dal mister eh, ha avuto forse una grande visibilità mediatica perché il valore di questa operazione secondo me è ancora più alto di quello, quello dell'autovettura che, che sicuramente è un'opera d'arte ma per questa finalità secondo me siamo veramente riusciti a dare un grande contributo e una grande gioia alla città ma soprattutto a chi ne ha bisogno. E in questo senso intervengono anche Gabriella e Nancy, sì. perché avete deciso, io raccontavo, di mettere insieme le forze, di unire le forze, promuovere un evento che possa sostenere Artis Suavitas nel a sua volta sostenere. La fondazione Santo Bono Posillipon esatto, Perché era un po' forse riduttivo ecco, scegliere solo personalmente di uh, Spalleggiare con l'associazione Ma abbiamo ben pensato di unire le nostre forze per coinvolgere quante più persone possibili Alla serata di charity dinner che abbiamo organizzato Quindi da maturazioni con Celestina Per ecco, far partecipare alla beneficenza Quanto più persone possibili E per uh, insomma, aiutare quello che è il progetto Che poi ha la finalità di aiutare questi bambini eh, eh, questo... Abbiamo avuto anche un bellissimo riscontro, le persone sono entusiaste di partecipare. Io lo dico sempre: in primis ho avuto un'esperienza eh, di ricovero nel periodo natalizio, quindi è fondamentale permettere ai bambini di, di vivere un pizzico di magia in quei momenti. Quindi siamo super felici di sostenere questa causa. Ecco, questo progetto, ecco, ecco come no? vi siete avvicinati a questo progetto? Allora, diciamo che io insieme a mio marito abbiamo conosciuto l'avvocato, abbiamo visto tutte le, le, le sue opere, quindi tutte le cose che veramente fa disinteressatamente per questi bambini insieme alla sua associazione. E ho pensato di coinvolgere un'altra un donna, un'altra donna che avesse quest'idea ecco, di, di beneficenza, quindi di aiutare e di fare qualcosa insieme. Uh, e nasce per l'appunto questa serata che si terrà il 10 dicembre, e siamo veramente felici perché fare bene fa star bene, quindi, questa è una cosa che sì, hanno accolto sì. uh, tutte le persone che stanno aderendo e che stanno partecipando. Nensi con i tuoi dolci vorrai portare sorriso. Allora io sì. racconto per chi non conoscesse Nensi la capacità e la sua di creare anche al yeah. momento, realizzare al momento dei dolci. Quindi anche in quel caso proporrai dei dolci realizzati in realtà la serata si svolgerà saremo io e Gabriella appunto dietro al bancone dove appunto eh, realizzeremo davanti a tutti gli ospiti della serata le nostre preparazioni. La cosa bella è che abbiamo miscelato un po' le nostre arti, quindi in ogni piatto ci sarà un po' della sua un e un po' della mia guardato. e sì, siamo davvero contenti Cosa preparerà invece Gabriella? Allora, noi faremo questa contaminazione quindi ci saranno varie tipologie di pizza e varie tipologie di cottura uh, ci sarà anche un cornetto salato che verrà contaminato da noi per l'appunto con un po' di scarola quindi cose comunque natalizie e alla fine ci sarà un dolce ecco, per l'appunto che verrà portato da Nenzi e verrà invece verosimilmente contaminato da noi insieme, uh, usando un tonno quindi c'è un po' un gioco ecco, del dolce e del salato per coinvolgere anche le persone e per ringraziarle soprattutto dell'affetto che hanno mostrato a noi e che hanno mostrato a questo progetto. Realtà diverse che collaborano e dialogano per un'unica causa e c'è un altro aspetto Antonio da raccontare. Dall'8 dicembre al 6 gennaio torna eh, presso i due presidi ospedalieri del Santo Buono Posili di Napoli, tornano le stanze delle meraviglie. Tornano, cosa sono? Tornano le stanze delle meraviglie, eh, c'è stata in realtà un'anteprima con il maestro Giovanni Allevi che ha dedicato un concerto per 12 bambini, un maestro internazionale di fama internazionale che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Con noi, comprendendo questo progetto, è stato al nostro fianco ed è stata un'esperienza forse una delle più belle che ho vissuto nella mia vita per quei bambini, per quegli angeli meravigliosi. Dall'8 dicembre le stanze che solitamente sono utilizzate dai bambini per le chemio, vengono trasformate da parte nostra con un'atmosfera natalizia e stanze in cui ci saranno delle librerie permanenti, doni, l'albero di Natale, arriverà Babbo Natale, arriveranno i 44 gatti della serie televisiva, degli ospiti di eccezione. Abbiamo fatto scendere negli anni la neve dall'esterno, anche se era una giornata splendida come molto spesso è, 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 si vive a Napoli, quindi c'è un clima diverso. E Cerchiamo appunto di dare serenità in uno dei periodi più belli dell'anno. Queste, queste stanze saranno eh, così allestite dall'8 di dicembre fino al 6 gennaio. Il Natale noi abbiamo il dovere di portarlo all'interno dell'ospedale, se i bambini sono costretti a stare lì e non possono viverlo all'esterno. L'impegno come sempre è raccontare con il sorriso questa iniziativa anche se si parla di, di sofferenza ovviamente perché l'impegno è portare il sorriso in corsia per chi anche a Natale dovrà restare in corsia, il tuo messaggio è chiarissimo coinvolgendo sempre tantissime persone. Artis Suavitas sempre nell'ambito delle diverse iniziative promosse anche per l'arte e la cultura promuove anche un premio che stiamo vedendo alle nostre spalle eh, di cui stiamo Vedendo le immagini. È un premio di cui sono estremamente orgoglioso, che è cresciuto negli anni per autorevolezza, che ha un comitato scientifico di grande spessore. Quest'anno abbiamo la presidenza affidata a Pupi Avati, ma c'è Maurizio De Giovanni, c'è Ginio Massari, c'è Antonello Perillo ed è un premio che negli anni non solo ha uh, avuto l'obiettivo di promuovere e valorizzare quelle che sono le ricchezze straordinarie della nostra terra. Abbiamo toccato luoghi come Palazzo Reale a Napoli, l'Anfiteatro Romano di Pompei, quello di A. Vella. Sì. Sì la Certosa di San Martino ma ha avuto anche il privilegio di avere delle eccellenze assoluto quindi il merito, il concetto di meritocrazia è un, progetto, è un concetto essenziale in questa iniziativa abbiamo premiato Placido Domingo Allevi, Spalletti, Crepere, Calcati personaggi veramente straordinari del mondo della cultura, dell'arte in genere ma soprattutto è un premio che come dicevo prima punta a un discorso di valori e di educazione e infatti Uh, oltre a questi premiati, a questi nomi eccellenti, c'è stato Mogol nell'ultima edizione, Gigi D'Alessio. Noi premiamo anche i talenti universitari ai quali diamo delle opportunità importanti, secondo me. Diamo la possibilità di accedere a delle borse di studio eh, con dei master per fare, realizzare dei master di secondo livello. E io ho voluto che questo premio, però questo master, fosse realizzato solo ed esclusivamente nelle università della Regione Campania. Quindi un premio che si avvicina ai giovani cercando di dare loro la consapevolezza dell'immane patrimonio di cui questa terra dispone e quindi dare delle opportunità future a questi ragazzi che sono dei talenti e che dobbiamo cercare di trattenere. Il libro resta centrale, ne abbiamo detto prima rispetto all'iniziativa promossa al Santo Bono, ma eh, possiamo dire resta centrale in tutte le iniziative. Cosa rappresenta? Il libro ha un profumo, ha un odore particolare e, ed è qualcosa di, di unico nella crescita culturale di ciascuno di noi. Eh, anche il libro, se parliamo di libro digitale cominciamo a litigare e io e te e quindi eh, dovremmo affrontare questo discorso in un'altra sede e in un'altra occasione. E eh beh, libro, ti confesso che non eh, litighiamo. Ok, e qui ero convinto Sai? ed ero, ero estremamente convinto perché, perché ci aiuta a crescere, ci amplia la Ma mente. Ma poi per carità io sono sempre dell'opinione che tutti possano, siano liberi di scegliere, è fondamentale che tutti siano liberi di scegliere. Se devo darti il mio parere per... Personale è come se mi mancasse qualcosa, ci ho provato. Uh, ho prov anche tu vedi, né? è qualcosa che, che dobbiamo insegnare eh, alle a nuove generazioni, ecco, a dobbiamo preservare. insistere su questo. Noi siamo abituati a leggere poco, i dati statistici parlano veramente di una popolazione che legge pochissimo, eh, l'italiano lo fa spesso eh, sotto l'ombrellone, eh, preferisce la settimana enigmistica piuttosto che una storia, un giallo, una narrativa importante. Ci sono poi degli autori importanti che stanno eh, generando secondo me anche un cambiamento mh, importante, penso a Maurizio De Giovanni, uno scrittore, una penna straordinaria, le cui opere ormai sono oggetto anche di attenzione perché vengono veicolate attraverso delle, mh, il cinema e quindi attraverso un canale ancora più forte. Autori importanti, Diego De Silva, anche mh, Henry De Luca. Napoli ha un potenziale, eh, questa terra ha un potenziale straordinario, quindi cerchiamo di imparare, di dare degli esempi positivi ai ragazzi, allontaniamoli dalle, allontaniamoli dalle dinamiche perverse dei social, che spesso eh, danno dei falsi miti eh, o delle false ambizioni, come se volessero raggiungere il successo attraverso eh, della, una semplicità e senza professionalità, senza competenza. Loro lo, lo, sono un esempio secondo me importante. Al di là del successo che hanno su, su strumenti che sono importanti, ma mh, bisogna utilizzarli bene. Mezzo, e, il, quello è uno con... strumento, ma dietro c'è dedizione, c'è passione, c'è competenza, c'è uno studio continuo, c'è formazione. Quindi è, è del motivo per cui li ho voluti qua vicino a me oggi. Grazie. E Gabriella era d'accordo sia per quanto riguarda i libri, ma io la vedevo intervenire mentre parlavi, di, eh, anche rispetto all'importanza di dare dei modelli positivi anche voi adesso qui siete un modello positivo da raccontare di chi ognuno in base alla propria professionalità e anche in base alle proprie competenze scende, decide di scendere in campo per sostenere non voglio neanche dire chi, solo, semplicemente chi è in difficoltà ma veramente per regalare un sorriso in un momento particolare dell'anno e, e quindi sono questi, anche, sono questi gli esempi da raccontare Assolutamente, io penso che noi siamo in un periodo storico dove l'influenza è tutto Siamo la generazione che si fa influenzare forse più di tutte le altre E qui nasce l'idea, perché non influenzare positivamente? Perché non unire due donne? Infatti il nostro slogan, Nensi mi può aiutare, è stato proprio uh, Le, donne, le intelligenti donne intelligenti non si fanno la guerra ma uh, si, si uniscono, uniscono per uh, una buona causa una E La buona, buona causa qui c'è e quindi questo è stato il nostro volere, ecco, quello di influenzare altre persone positivamente, quindi di far accogliere questo, questo messaggio, di aiutare queste persone, di essere positivi, perché poi la positività aiuta. E quindi è questa... la squadra che vince, lo diciamo sempre. Collaborare è fondamentale, essere di supporto al prossimo. Io dico, non è mai il singolo che eh, diciamo, fa fronte a dei problemi, c'è sempre. Eh, un insieme sì, di persone assolutamente. Assolutamente. io Nenzo, ho detto più volte perché in questi giorni ovviamente inizia il Natale siamo tutti felici, vogliamo tutti festeggiare, vogliamo raccontare anche qui a Campania Live cosa accade nella nostra splendida regione vi stiamo raccontando dagli studi di Napoli di una città stracolma di turisti che attende l'arrivo ancora di tante presenze, di una città viva che propone tanti eventi con una storia e una cultura immensa da raccontare impossibile forse riuscire Dai, Raccontare, uguagliare. da eguagliare, impossibile da guagliare ma anche da raccontare eh, completamente, però ho detto più volte: raccontatemi e eh, segnalatemi anche le iniziative di solidarietà che sono tante, perché questo è l'altro volto bello, come diceva Gabriella: non dobbiamo, dobbiamo influenzare in positivo, quindi. È bello raccontare anche questo, fare il contrario, perché osteggiare una tendenza. Seguiamola questa tendenza e influenziamo la influenziamo in positivo assolutamente. Eh, sì. Perché poi può essere ecco, di spunto a qualcun altro. e Questa è solo una cosa positiva, ecco. Antonio, ti aspettavi che andasse avanti così il premio e poi l'iniziativa, con le stanze che eh, tornano ogni anno, queste stanze vuoi che delle sia meraviglie. È sincero. Oh, faccio sì. il no, no, devi essere sincero eh, come sei. Mi aspettavo, anche se l'arco temporale è così breve, noi abbiamo in Italia e nel mondo centinaia di iniziative importanti, anche di premi, e non potevo avere la presunzione che il mio, diventasse, il mio progetto diventasse qualcosa di autorevole e serio e di grande rilevanza nazionale e internazionale. Però ero convinto, perché io nella vita non organizzo eventi, non organizzo premi, ma faccio nella purezza di questo progetto, nella professionalità, nel discorso reale di eccellenza. E quando metto in piedi sinergie, sono quelle reali, sono quelle eh, limpide, sono quelle che servono per ottenere dei risultati positivi. Quindi ero estremamente convinto che si potessero avere dei risultati anche nel breve periodo. E devo dire che eh, già parliamo di nomi straordinari, inimmaginabili per la prossima edizione, ma uh, aver avuto la possibilità di premiare Placido Domingo, Mogol, Veltroni, Spalletti, Allevi, Crepe, Recalcati, veramente un parterre Liliana Segre che dimenticavo, la senatrice a vita, testimone dell'Olocausto. Quello è il valore del premio, secondo me, che riesce a a, a distinguersi e a fare la differenza con, con altre iniziative, che sono tutte lodevoli quando si parla di arte, di cultura, di educazione culturale. Quindi io credo che c'è bisogno di tante iniziative, eh, però il premio è un mio figlio, una mia figlia, quindi lo porterò sempre con grande amore e passione. E io ti ringrazio per la sincerità, volevo una risposta sincera, ma d'altronde chi quando avvia un progetto non vuole che vada a mille, che vada al cento all'ora, che vada bene, ovviamente? Devo dire che, che ad oggi parlano i risultati, abbiamo visto alcune immagini del video. Mi, mi emoziono profondamente. Cerco sempre di sorprendermi. Io ai miei ospiti quando partecipano alla serata, agli eventi che, che promuovo, eh, devo dare quella gioia, quell'effetto wow che deve, deve essere qualcosa di, di, di suscitare una bellezza. Io sono ossessionato da un concetto di bellezza nei particolari, nei dettagli e quindi questo si vede. Ti aspetterò alla prossima edizione visto che non ricordo. Puoi dirlo motivo. in diretta che non sono venuta. No, okay. <ride> Puoi dirlo, siamo in diretta, raccontiamo. <ride> <ride> Confesso, non posso dire bugie, mi ha detto rispondo quindi, sinceramente, quindi rispondo anche io. Ritornerò non sono per chiederti un parere perché poi mi interessa solo l'aspetto critico, ogni anno cerco di capire solo gli errori quali sono e cerco di migliorare solo quelli. I complimenti li lascio da parte. Grazie e io ti ringrazio veramente per essere stato con noi. Grazie a voi sempre, davvero. Per le stanze delle meraviglie, io non ti chiedo di anticipare altro perché dobbiamo raccontare un altro aspetto che poi in, nel corso di queste due settimane, come tu hai anticipato qualcosina, ma non voglio dire tutto perché magari qualcuno ci segue. Arrivano dei testimoni a speciali, no? Sì, arriveranno il 16 dicembre. Ed è un altro momento, secondo me, di grande, grande particolarità e di grande emozione. Sarà perché eh, un conto è parlarne, un conto è vivere quel, quei contesti, quei reparti. Ti, ti si ferma anche il ragionamento. Presi da troppe emozioni, a volte io. Decido di rimanere all'esterno della porta perché mi devo fermare. Considera che a Levi, mentre suonava uno dei suoi brani più importanti, che ha scritto nella fase della malattia, che è Tomorrow, comincia a piangere. Io ce l'avevo al mio fianco e piangeva continuando a suonare per quegli angeli che, ne, che stavano lì con le loro mamme perché poi al destino tu non puoi dire nulla, perché ti faresti tante domande, perché deve capitare una cosa a quei bambini meravigliosi che hanno degli occhi straordinari. E... Domani è impossibile rispondere, io non te le faccio nemmeno, però intanto grazie. Grazie all'avvocato Antonio Larizza per essere stato con noi, grazie a Nancy Sannino e Gabriella Esposito. A eh, non vi faccio in bocca al lupo per la serata perché già sappiamo, i numeri già dicono che sarà un successo. Io non posso prometterlo, non posso prometterlo, però vi faccio io i complimenti. Grazie, grazie mille. Voglio chiedere alla regia se abbiamo il tempo di raccontare ancora un evento di solidarietà. Sì, mi dicono di sì, possiamo, perché andiamo anche all'Unione Industriali di Napoli per la presentazione di Uniti nel cuore. Quest'anno siamo giunti alla dodicesima edizione del progetto Uniti nel Cuore, un progetto che ehm, vede coinvolti i gruppi giovani delle principali associazioni di imprenditori, e di professionisti del territorio partenopeo, che tra l'altro sono eh, anche i soci fondatori del comitato che gestisce l'evento. Ehm, in tal senso il gruppo di giovani imprenditori di Ridellacen ha voluto ancora una volta essere parte attiva in questo progetto mettendo a disposizione delle proprie uh, risorse sia in termini operativi che uh, di uh, donazione, um, considerando che l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Centro uh, con l'intento di contrastare il, um, il triste fenomeno della uh, disoccupazione giovanile cercando di coinvolgere uh, la comunità uh, nel, per, per la cura dei beni culturali. Infatti uh, gli obiettivi che ci siamo prefissi quest'anno sono proprio legati alla valorizzazione del patrimonio religioso della nostra città, supporto a giovani attraverso la futura creazione di futuri posti di lavoro, qualificati nella gestione e nella qualificazione di questo patrimonio, cercare di coinvolgere al massimo la comunità e la collettività del nostro territorio e non da ultimo cercare di rendere questo progetto eh, autosostenibile almeno nel medio e lungo periodo. Quindi ancora una volta ehm, teniamo alto il focus sulla nostra principale mission, ovvero quello di ehm, cercare di mettere in campo delle azioni legate alla solidarietà, volte alla promozione eh, del benessere economico e sociale della nostra città. Grazie a questo progetto 72 giovani del territorio e del centro storico avranno l'opportunità di un posto di lavoro e lo faranno riaprendo dei monumenti che non eh, sono stati eh, chiusi per tanti anni, quindi regaleranno alla città anche l'opportunità di visitare luoghi mai visti prima, quindi anche il, il turismo e la cultura ne avrà un beneficio. Dobbiamo ritenere di avere un grande privilegio che è quello di vivere in un museo a cielo aperto. Ci capita di camminare per la città e vedere portali, chiese, statue e nemmeno renderci conto perché siamo così tanto abituati al bello. Questa gran parte di patrimonio artistico lo dobbiamo sicuramente alla Chiesa che negli anni ha avuto una duplice funzione educativa. Da una parte quella di educare tramite l'iconografia, dall'altra quella di... Ehm, lasciare alle future generazioni una naturale educazione al bello. Asin è da sempre stato un partner che ha creduto nei progetti Uniti nel cuore e sentiamo la necessità come giovani professionisti del territorio di fare un qualcosa che eh, sia uh, funzionale al territorio stesso, quindi eh, di mettere anche la nostra attività, le nostre competenze al servizio del territorio. Dicesima edizione Uniti del Cuore, anche quest'anno Aiga Napoli tra i soci fondatori del Comitato partecipa con impegno e ed dedizione eh, per progetti sempre volti a migliorare le condizioni del nostro territorio. In particolare quest'anno. C'è il duplice obiettivo che ci siamo posti di aiutare il nostro territorio valorizzando il patrimonio culturale ed artistico e soprattutto dando una mano ai giovani creando dei posti di lavoro. Siamo ormai a un'ennesima edizione di Uniti nel Cuore, la quale è un progetto che dedichiamo anima e corpo ora nel periodo di Natale. Questo canale di beneficenza quest'anno sarà molto particolare e speciale perché... Sarà una location veramente unica all'interno del Pala che grazie al Napoli Basque che ci ha dato un grande, grande aiuto in termini di solidarietà, quest'anno avremo come location appunto il Pala Barbuto e ci saranno tantissime... Eh, tantissime attività e soprattutto tantissima musica. Eh, e dove si con, eh, ci si vedrà appunto per il fine unico che è quello della beneficenza. Quindi sarà un appuntamento e un'occasione per non mancare per i tante persone che ci, ci vedono e ci ascoltano. E quindi il 9 dicembre ore 20 Palla Barbuto. Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. Ed ora come sempre scopriamo i titoli del Tg delle 14. Sì, buongiorno Imma, buongiorno a tutti. Le anticipazioni del TG delle 14 a Scampia, nuova fase con sgomberi alla vela gialla. I primi 15 nuclei familiari lasciano le abitazioni. Progetto che prevede l'abbattimento della struttura e la realizzazione di nuovi alloggi. Stop produzione alla Stellantis, operai ancora in presidio, protesta dei dipendenti Transnova, dai sindacati. Nuovo appello al governo. Dramma al campus di Fisciano, il rettore dell'Ateneo. Siamo sotto shock. Serve più manutenzione, ancora in rianimazione. Il 25enne di Eboli. Ad Avellino apre il tunnel svolta dopo 17 anni. Venerdì l'inaugurazione dell'opera. Parola fine su una vicenda che ha ferito la città. Le parole del Sindaco Nargi. Da Benevento Mastella fa tappa in regione. Nuovi fondi per la città, novità in arrivo anche per il caso. Solitec, previsto l'incontro con il ministro Urso, la pagina sportiva con la vigilia di Lazio-Napoli in Coppa Italia. Volete vincere, ma c'è ancora da costruire. Così, Conte, nel pregara. Imma, la linea torna a te. Grazie, grazie al nostro Carmine Quaglia. Io vi ringrazio per averci seguito con Campagna Live. Ci rivediamo domani puntuali dalle 11.30 in diretta sul canale 16.